Ciao a tutti e benvenuti di nuovo in un nuovo video. Che intro da merda. Ciao a tutti e bentornati di nuovo sul mio canale. In questo nuovo video io sono Kevin Ruiz e questo è il video dedicato ai preferiti del mese di maggio. Allora, prima di iniziare volevo dirvi una piccola cosa. Le fischia nelle orecchie. Qualcuno me pensa? Volevo dirvi per l'appunto una piccola cosa. Che cosa però? Ah giusto, parto per Zurigo. Ma che Zurigo? Fuori magari. Parto per Francoforte e partirò il 18 di luglio fino ai primi di fine primi di agosto. Gli anni scorsi sono stato per due volte di seguito a Londra e ho studiato per due settimane a Londra, mentre quest'anno invece andrò in Germania per studiare il tedesco, perché l'inglese comunque lo so abbastanza bene e devo riuscire ad arrivare allo stesso livello dell'inglese con il tedesco, quindi. E quindi niente, volevo avvertirvi perché comunque magari potrei non essere così presente sul canale e per chiedere a voi che tipo di video inerenti a questo viaggio potrebbero piacervi. Quindi non so, delle cose che compro a Berlino, dei vlog che posso fare a Berlino, queste cose qui, capito? Voi fatemelo sapere nei commenti e mi organizzerò per farlo. E niente, io direi di iniziare col video. Partiamo dalla canzone del mese. La canzone, ossia le due canzoni che ho scelto, perché una canzone è impossibile sulla faccia della terra, sono Masterpiece di Jessie J e Pretty Girls, che è fatta da una collaborazione tra Iggy Azalea e Britney Spears. Volevo dire due parole su Jessie J. Io penso che sia una grandissima artista, che il merito che sta avendo non è abbastanza per quanto è forte, capito? Cioè, per me è una delle cantanti più brave che l'Inghilterra abbia mai avuto. Per tecnica, per qua, è bella. E cioè, ci sono delle canzoni che ha fatto che mi toccano particolarmente. Però questo mese, come ho già detto, ho sentito in particolare Masterpiece. Passiamo all'ascolto. Guarda i messaggi. Ecco il pezzo 4. Stop the bla 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 bla. And I'm so John, I'm so over it. Sometimes I mess up, I F up, I hit and miss, but I'm okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes and I keep color inside the lines, cause I am perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece and I. Eh sì, sto rota questa canzone, lo so. È bellissima, raga, proprio il significato delle parole. Poi lei fa ogni canzone, cioè per me lei è meglio da live, perché dà delle prestazioni a live che sono una cosa pazzesca. Infatti vi lascio i live delle canzoni che preferisco in assoluto che lei ha fatto, che sono Who You Are e Nobody's Perfect, che raga, credetemi, andateli a vedere, soprattutto se conoscete queste due canzoni, perché è una cosa spettacolare. Cioè, io ho i brividi a ogni cazzo di lettera che nomina qua donna, capite? Cioè, sai, so. Come vi stavo dicendo, l'altra canzone invece è Pretty Girls ed è una canzone di Iggy Azalea e Britney Spears. È una canzone che ha fatto molto scalpore, nel senso che o è proprio odiata o è proprio amata. Io penso di amarla. È vero che la voce di Britney è proprio una merda, anzi a me Britney non mi è mai piaciuta tanto. Cioè sì, era pop, è la regina allora, ma si è sempre sentito che la sua voce fosse falsa, proprio che lei c'ha il falsetto in tutto ciò che fa. Infatti in questa canzone c'è una cosa pazzesca, però la amo, cioè è coatta, mi piace il ritmo, mi piace come rappa Iggy. Passiamo all'ascolto. E niente, questa è la canzone. Niente, se anche a voi vi piacciono queste canzoni, fatemelo sapere. Dopodiché, cibo del mese. Ok, non ho fatto niente di particolare questo mese, non ho mangiato niente di particolare. Però sono andato da Fratelli la Bufala, che è un ristorante, pizzeria, tutto cosa, che sta a Porte di Roma e a Ponte Milvio. Ci sono andato infatti con Debsi e Leonora e te mando un bacione enorme a voi. E devo dire, la pizza migliore della mia vita. Mai mangiato una pizza del genere. La qualità è altissima, sono molto organizzati comunque perché è molto cercato come posto. Infatti noi abbiamo aspettato minimo un quarto d'ora per sederci, perché c'era una fila in mano. Cioè sembrava tipo molto una di quelle cose americane che tipo entri e ti dicono: per sedervi dovete aspettare minimo 2 ore. Desiderate continuare a rimanere qui? No, perché sennò vado a casa e piace cinese, pensa. È stato buonissimo. E poi a me la compagnia era delle migliori. Ok, il film del mese. Come ho detto anche nei preferiti di aprile, stavo aspettando questo film da
tanto, tanto tempo. Ed è Pitch Perfect 2. Dovete capire che io stavo a sbroccare quando ho visto quel film, perché è bellissimo. Cioè, mi è piaciuto proprio un sacco. Anche se, vi dico la verità, ci sono rimasto un po' male perché hanno tagliato determinate scene. Perché io ho visto sia il trailer in lingua originale che in italiano. E hanno tagliato una scena che, vi giuro, che quando ho visto mi sono tagliato. Infatti non so perché hanno tagliato, forse perché era tipo un po' brutta la sentita. Cioè, raga, guardatela e vi sentite male. Va, lascio qua. State cercando di intimidirci? Perché ricordatevi com'è finita la seconda guerra mondiale. Boom. E quindi, cioè, io tipo quando non l'ho visto ho fatto: ma che cazzo fate? Perché? Perché? Però è stato bellissimo. Poi calcolate che ogni canzone che cantavano io purtroppo per quelli al cinema la conoscevo. E infatti c'è stava Giorgia che mi riempiva le pizze, perché cioè non sentiva la canzone del film, ma sentiva me che cantava. Cioè, nel senso, cuore mio, mi dispiace per te che... Mi dispiace per te. La serie TV del mese è ricominciato The Views Mates. Grandissimo inizio, grandissimo inizio, subito con il mistero, fighissimo. The Views Mates è una serie televisiva prodotta da Eva Longoria, che era una delle principali protagoniste di Desperate Housewives, e invece adesso sta proprio producendo lei questa serie televisiva, e infatti si vede perché ha proprio l'impronta di Desperate Housewives. È bellissimo, fatto benissimo, attrici top, mi piace un casino, cioè proprio figo. Infatti penso che almeno a giugno ci avrò qualcosa da vedere. Niente, se la conoscete fatemelo sapere, io vi invito veramente ad andarla a guardare perché è spettacolare, è bellissima. Devo precisare che è una serie che mi ha fatto conoscere Eleonora, perché io proprio non la conoscevo, nel senso non sapevo l'esistenza di questa cosa. Ok, come youtuber del mese invece non ho... Cioè, raga, io vi dico la verità, io non seguo tanti canali, cioè ne seguo veramente pochi, perché per me le persone che decido di seguire e decido di iscrivermi, alle quali decido di iscrivermi, sono le persone che seguo tanto, quindi che quando pubblicano un video non vogliono guardare. E ho messo tra i preferiti del mese Smeeby Channel. Non vi preoccupate, Smeeby non è il nome. È un soprannome, penso, non so, un nickname. Ma il suo vero nome è Martina. E l'ho conosciuta all'incontro tra Debsy, Ilaria, Otta, e c'era anche lei. E te, raga, vi giuro, è una persona dolcissima, simpaticissima, mi ci sono trovato benissimo. E spero di rivederla presto, perché comunque mi ha fatto una cifra piacere stare con lei e passare una giornata insieme. La metto proprio fra i preferiti. E mi raccomando, andatela a guardare, perché mi piace anche come fai video, mi piace come parla, tutte queste cose. Qui sì, io sono una persona che dà molta importanza ai piccole cose, lo so. Però penso che sia una cosa positiva, no? Oh mio Dio, mi stavo scordando dell'evento del mese. Ok, l'evento del mese è l'unico, fra l'altro, che c'è stato. È stato proprio l'incontro di Debsy, dove ho conosciuto anche Martina, dove c'erano anche Ilaria e Carlotta. E c'era tantissima gente, ma tanta 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 gente. Mi sono divertito un sacco, perché comunque, cioè, io amo conoscere gente nuova. Ma sti capelli che senso c'hanno? Amo ridere e scherzare con gente che non conosco. Infatti è stato tipo proprio un casino, perché ero lì che io parlavo, ridevo con tutti, anche se non l'avevo mai visti. E mi sono sentito proprio dove dovessi essere in quel momento, come se avessi trovato il mio posto nel mondo, perché mi piace proprio intrattenere la gente, farla ridere. Oh, mi è piaciuto un sacco. Poi è stata un'emozione, cioè, raga, grandissima, perché c'era anche gente che mi ha riconosciuto e mi ha chiesto le passe foto. Cioè, raga, voi non capite io quanto mi stavo a sentire male. Cioè, dico solo, non mi ricordo chi, una ragazza mi ha chiesto: ci possiamo fare una foto? E tipo mi guardavo intorno: ma con che cazzo ce l'ha questa? E c'aveva con me. E io tipo: cioè, ma nel senso, è stata un'esperienza bellissima. E mi hanno fatto venire paia dei cartelloni. Infatti penso, tipo, adesso mi faccio i cartelloni da soli, ma appiccico al muro. Spero un giorno anche io, un giorno molto lontano, di avere dei cartelloni da appiccicare ovunque nella mia stanza, tipo qua dietro. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Io vi saluto con un grande bacione, vi auguro la migliore delle stari, perché adesso, cioè, ci possiamo divertire tutti quanti, non farò un cazzo tutti i giorni. Woo! Niente scuola, niente di niente, niente preoccupazioni, dai. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, tiratemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e commentate e fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere per Francoforte, Berlino, Germania in generale. Quali sono invece i vostri preferiti del mese? Quindi cose che vi sono piaciute, cose che vi sono piaciute un po' in meno. Se vi ritrovate quelle cose che sono piaciute a me, tutto quanto, tutto quanto. Sì, sono una cifra casata oggi, raga, perché mi sono fatta la doccia e mi sento fresco, non lo so, non mi caso per stronzare.